e liberaci dal male, dove con quella parola non si intende solamente la liberazione da azioni cattive, ma anche da colui che le genera, dal maligno. E poi il Vangelo di oggi si conclude con questo richiamo al perdono. C'è questo invito al perdono. Ed è interessante questa espressione forte che dice: a coloro a cui perdonerete sarà perdonato. Perché Dio vuole che anche noi non solo siamo oggetti del perdono di Dio, cioè siamo coloro che sperimentano in prima persona la grazia del perdono di Dio, ma Gesù vuole che diventiamo anche noi portatori di questo perdono, soggetti del perdono, della misericordia di Dio.